Questa verità non sono solo io a volerla, penso che siano milioni di italiani a cercarla, a volerla, ecco perché da tutta Italia saremo lì il 10 febbraio, sperando che i cittadini cilentani vengano a manifestare l'affetto per un sindaco che si è dato per il proprio territorio. Lei insomma ha avuto dei rapporti anche non proprio piani con quello che è il nostro territorio. Ritornare a Pollica per questa marcia cambia un po' il quadro. Torniamo a Pollica perché io sono il presidente di una fondazione, ma non sono l'autorità che decide tutto. Chiaramente sono in minoranza e ho cercato di tornare a Ciaroli. La fondazione non è un'entità autoritaria, è una democrazia dove prevalgono gli interessi e i voleri di tutti. Veniamo ad Acciaroli con idee molto chiare, nel senso chi c'è e chi non c'è si perde un'occasione. Non è dobbiamo fare sempre polemiche, dobbiamo cercare almeno in questa occasione di far dimettere da parte gli attriti e come dire, le incomprensioni. Questo è un segnale per l'intero paese. Quindi le nostre stupidaggini tra me e gli altri devono essere messe da parte perché qui oggi si parla di tutt'altra cosa. Secondo lei, che cosa ha bloccato la prosecuzione di questa inchiesta? Molte volte la soluzione sta molto più vicino di quanto uno possa immaginare. L'indagine è stata veramente molto difficile da portare avanti perché il territorio non ha collaborato. E quando dico il territorio significa che chi non ha sentito 9 spari di anni che hanno ucciso Angelo chiaramente è complice di questo omicidio, perché lì è impossibile non aver sentito. Ci sono due, tre personaggi ad Acciaroli che sanno la verità. Dal porto di Acciaroli fino lì dove è stato ucciso sono scarsi 950 metri. In questi 950 metri qualcuno apra la propria coscienza e dica quello che ha visto o sentito.